Liliana Ivazzi, intanto in questa casa della Pallamano in Abruzzo come vi trovate? Ci troviamo benissimo perché abbiamo possibilità di organizzare allenamenti orari che vanno bene a noi, abbiamo disponibilità di tutto, abbiamo la palestra pesi, in poche parole abbiamo tutto, liberamente da scegliere tutto quanto. Insomma, potete preparare al meglio questa doppia sfida con una delle squadre più forti, forse del mondo, d'Europa sicuramente. Sì, incontreremo la squadra, una delle più forti sicuramente in Europa, al mondo stanno combattendo perché sono la squadra che ora ha guadagnato qualificazioni olimpici, che sicuramente non è una cosa da tutti. E intanto hanno il più forte campionato di Europa, loro. Ungheria è veramente arrivata ad altissimi livelli. Purtroppo in questi playoff ci capitano sempre le squadre che sono quelle che sono, ecco, playoff, loro sono teste di serie, aspettano noi piccoli di contrare. Il desiderio è di non uscire con la testa bassa. Quello che vorrei tanto, dalla mia squadra, massimo impegno, non partire con le mani alzate di arrendersi prima che iniziasse la partita e di dare il nostro massimo che poi ci serve sicuramente per quello che ci aspetta dopo. E in effetti questo doppio banco di prova contro una squadra molto forte come quella ungherese vi servirà proprio in vista delle prequalificazioni per gli europei. Sì, naturalmente ora come ora, in periodo di Covid, hai poche possibilità di fare le partite amichevoli con altre nazionali perché non si usa più, purtroppo. Ma avere questa occasione, questa possibilità di fare due partite con una squadra così forte, dove puoi veramente giocare, cercare di dare tuo massimo e ti serve per quello che ti aspetta, perché non credo che le altre nazionali che non fanno playoff e sono nel nostro girone avranno queste possibilità. Dal vostro punto di osservazione, la pallamano femminile in Italia è cresciuta, deve ancora crescere? A che punto siamo, insomma? Deve ancora crescere naturalmente, deve partire, e spero che il programma sia stato fatto, che partirà dalle piccole realtà, in senso di far partire pallamano nelle scuole. Tornare a fare campionati studenteschi, campionati giochi del gioventù, dove i piccoli si devono innamorare di questo sport per poterlo continuare dopo in una società e avere questo numero delle ragazze particolarmente più elevato. Ecco. Per ora siamo pochi, però il programma che ha fatto la federazione sicuramente porterà un risultato buono.